Con l'archeologo delle buone notizie Vincenzo Grienti ci alziamo in volo e con la macchina del tempo torniamo indietro al febbraio 1920 per un record tutto italiano. Due biplani SVA pilotati dagli italiani Arturo Ferrarin e Guido Masiero diedero vita a un primato di volo che sarà ricordato come Ride Roma-Tokyo. Grazie alle immagini fornite dall'ufficio storico dell'aeronautica militare è possibile ripercorrere questa impresa conquistata dopo oltre tre mesi con l'arrivo nella capitale giapponese il 30 maggio 1920, dopo aver percorso oltre 18.000 km e 109 ore di volo. Alla trasvolata avevano preso parte 4 aerei Caproni e 7 biplani SVA, ma la maggior parte di essi furono costretta ad interrompere la missione nell'Asia Minore. I piloti Ferrarin e Masiero invece riuscirono a portare a termine il volo fino alla fine. Dopo una prima sosta a Gioia del Colle partirono per Salonicco con un volo a vista a bassissima quota. Date le avverse condizioni atmosferiche finirono per atterrare a Valona, da dove ripartirono il 15 febbraio per Salonicco. Molte furono le tappe del volo: Smirne, Aleppo, Baghdad, Delhi, Calcutta e molte altre tappe. I due piloti furono alle prese con le peggiori difficoltà, poi rotta verso Rangoon, Bangkok, Hanoi, Canton, Shanghai, dove sostarono per 7 giorni. Il successivo volo per Tsingtao fu molto difficoltoso per la presenza di un tifone, facendo temere il peggio per gli aerei e i piloti per le pessime condizioni atmosferiche. Infine Pechino, dove l'accoglienza fu trionfale. Giunti nella fase finale del viaggio, i piloti volarono a Kowangse, Shinishu e Seul in Corea, quindi ad Osaka. Il 30 maggio 1920 Ferrarin e Masiero raggiunsero Tokyo. Il Giappone fece 42 giorni di festa nazionale per l'arrivo degli aviatori italiani e da quel momento in poi si è creato un filo molto forte tra questi due mondi, che hanno delle differenze ma hanno anche delle similarità, una delle quali è la ricerca dell'innovazione che in Italia c'è sempre stata, che il Giappone ha rilanciato. E non ci dimentichiamo anche piccoli segni come il primo Boeing 767 che collegò l'Italia con il Giappone, voli che ricominciano tra breve con altre macchine, chiaramente è proprio intitolato da Arturo Ferrarin. Quindi questo episodio, che può sembrare marginale nella storia dell'aeronautica, è molto importante anche come esempio di diplomazia aeronautica. Si parla spesso di diplomazia navale, no? Perché le marine sono utilizzate come strumenti di diplomazia, ma anche l'aeronautica può esserlo. Lo è stata negli anni con l'impresa di Ferrarin e Masiero, lo sarà anche dopo con le crociere di Balbo. Certamente un Marco Polo dell'aria, e come tale fu anche salutato in Cina, ma lui stesso nel suo libro Il mio volo da Roma a Tokyo si vede un po' in queste vesti e tesse un telo tra due parti lontane del mondo e già immagina voli commerciali dall'una all'altra parte del continente eurasiatico. Quindi certamente un Marco Polo moderno che vive anche delle avventure che richiamano quelle del Marco Polo medievale, ma che sicuramente utilizza i mezzi di oggi per allacciare due mondi che erano significativamente lontani. Non ci dimentichiamo poi che il Giappone si affaccia alla modernità proprio in quegli anni. E a proposito del Giappone, volendo fare una piccola riflessione di storia anche della diplomazia, non ci dimentichiamo che nella conferenza di Versailles, che si è chiusa da poco, si stava chiudendo, l'Italia e il Giappone tutto sommato erano i paesi che più avevano qualcosa da rivendicare. L'Italia per la questione adriatica, fiume ancora una ferita aperta in quel periodo, e il Giappone per la questione della discriminazione razziale, che aveva inutilmente cercato di far inserire come uno degli aspetti da eliminare nella conferenza di Versailles.